Confiscati terreni per un valore di 70.000 euro alla sorella del boss latitante Messina Denaro. Allarme nubifragi in Sicilia, dove tra oggi e domani sono previste intense precipitazioni. 392esima edizione della festa patronale in onore della Madonna della Milicia, oggi la solenne processione. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News, oggi è martedì 8 settembre. Mafia, nuovo colpo al clan dei Messina Denaro, confiscati i terreni per un valore di 70.000 euro alla sorella del boss latitante. Ancora un colpo al clan dei Messina Denaro. La direzione investigativa antimafia di Trapani ha confiscato alcuni terreni per un valore di 70.000 euro ad Anna Patrizia Messina Denaro, sorella del boss latitante. La donna, già tratta in arresto dalla DIA nel dicembre 2013, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Marsala a 13 anni di reclusione perché è ritenuta responsabile in concorso di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. La sorella del latitante, come si rivela dal provvedimento, svolgeva un ruolo di raccordo con il fratello per scambi di informazioni e per il coordinamento delle risorse economiche, ruolo fondamentale per assicurare l'assoluta segretezza, consentendo al congiunto di sottrarsi alla cattura e alla consorteria di reperire fonti di finanziamento. Il provvedimento di confisca del tribunale è stato emesso nella formula per equivalente, come previsto dall'articolo 25 del codice antimafia, a compensazione della somma pari a 70.000 euro provento illecito derivante da accertata estorsione e non più rinvenuto nella sua disponibilità. La confisca ha riguardato alcuni fondi di Contrada Zangara nelle campagne di Castelvetrano ricevuti dalla donna in donazione qualche anno fa. Anna Patrizia Messina Denaro avrebbe distratto il denaro per eludere un eventuale provvedimento di sequestro o confisca anche utilizzando una polizza di 30.000 euro. Estate addio, allarme nubifragi in Sicilia, dove tra oggi e domani sono previste intense precipitazioni con temporali e grandinate. Al via un piano di prevenzione a Palermo. Chi soffre il caldo e non ne può più di sole, scirocco può finalmente tirare un sospiro di sollievo. In Sicilia è attesa proprio in queste ore una forte perturbazione che, secondo le previsioni, dovrebbe portare temporali e un calo delle temperature. La sala operativa della Protezione Civile della Regione ha diffuso un'allerta meteo di preallerta e attenzione relativo alle prossime 24 ore per le aree nord-orientali, versante tirrenico e centro-settentrionale. In particolare l'allerta riguarda condizioni avverse per precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, venti di burrasca e mareggiate. Il Comune di Palermo ha allertato le strutture della Protezione Civile e le aziende partecipate per gli interventi di competenza. In particolare questa sera e domani mattina il personale della RAP provvederà allo spazzamento per raccolta di vegetazione e rifiuti lungo viale Regione Siciliana in entrambe le carreggiate direzione Trapani e direzione Catania. Contestualmente con AMAP, Reset e Settore Verde si procederà alla pulizia straordinaria di tombini e caditoie. Il comando della Polizia Municipale infine attenzionerà i sottopassi e i viadotti sull'asse circonvallazione, specialmente sul Ponte Lazio, i sottopassi di Piazzale Einstein e P3 e lo svincolo di Tommaso Natale. In città invece il viadotto di Via Imera e l'arteria di Via Messina Marina. Tasse troppo alte ed incertezze per la formazione post laurea portano i giovani a prendere altre opzioni. Questa mattina alle 8 davanti al polididattico della Scuola di Medicina di Palermo in via Barlavecchio si sono presentati 700 studenti in meno rispetto allo scorso anno. Appena 2.297 sono i neodiplomati e studenti universitari di varie facoltà che tentano di conquistare un camice bianco, che accettano la possibilità di 6 anni di duro studio per un futuro da medico o odontoiatra. Questa mattina alle 8 davanti il polididattico, edificio 19 e le aule della scuola di medicina in via Parlavecchio si sono presentati 700 studenti in meno rispetto allo scorso anno. Una lenta ma continua decrescita, quindi, che si registra non solo a Palermo, ma anche nelle altre università siciliane e nel resto d'Italia. Tasse troppo alte di incertezze per la formazione post laurea, con la regione che da 2 anni non finanzia più borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione locali, spingono i giovani a scegliere altre opzioni.
A ciò si aggiunge il numero dei tanti ricorsisti che hanno ottenuto l'accesso all'ambita facoltà e che andranno ad intasare file già troppo piene per ottenere, tra qualche anno, un posto per la specializzazione o per le guardie mediche. Solo in 200 riusciranno ad immatricolarsi in medicina e chirurgia a Palermo, mentre in 97 potranno studiare nella sede decentrata di Caltanissetta. Appena 15 seguiranno le lezioni di odontoiatria e protesi dentaria. Quest'anno, per evitare i disagi dello scorso anno, con numerosi giovani che hanno presentato ricorso per presunte irregolarità durante i test, l'Ateneo di Palermo ha scelto di potenziare i controlli, con più personale distribuito tra i banchi e i corridoi. La gestione della Regione Siciliana delle questioni legate alla protezione delle foreste e all'agricoltura è a dir poco scandalosa. Roma, commissari dunque Palazzo d'Orléan su queste materie, evitando che la giunta Crocetta possa fare altre scelte scellerate e nuovi danni. Lo dichiarano il senatore Vincenzo Gibino, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, e l'onorevole Vincenzo Figuccia, vice capogruppo azzurro all'ARS. Sulla vicenda dei forestali vediamo un servizio. Ci sono 1.400 forestali dell'antincendio che in settimana dovrebbero essere licenziati ed altri 8.000 operai che, se non firmeranno il contratto entro settembre, non riusciranno a completare le giornate di lavoro previste. Stessa sorte potrebbe toccare a una parte dei colleghi che devono svolgere 101 o 151 giornate di lavoro. Così i sindacati hanno proclamato per giovedì prossimo lo sciopero generale dei forestali. La manifestazione si terrà a Catania, dove gli operai della Sicilia orientale protesteranno davanti agli ex locali dell'ESA, mentre a Palermo è previsto un sit-in davanti Palazzo d'Orléan. Sono 24.000 forestali, che costano oggi 280 milioni l'anno alla Regione, secondo i sindacati. Nell'ultima finanziaria il Governo ha deciso di ridurre del 20% i 7.000 addetti all'antincendio. I 1.400 dovevano essere spostati alla manutenzione, rinunciando a indennità di rischio, che avrebbero fatto risparmiare alla Regione circa 3 milioni di euro. Subito è scoppiata la protesta. Con l'assessore al territorio Maurizio Croce, i sindacati hanno trovato un compromesso: avviare i 1.400 dell'antincendio per un mese, nella speranza che nel frattempo si possano trovare i soldi per procedere a una nuova proroga fino al 15 ottobre. Quei soldi però non sono stati trovati e i contratti sono tutti in scadenza. Altro problema è garantire i contratti di tutti i forestali, per i quali servono circa 90 milioni, che però sono legati a una delibera del CIPE. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha firmato una determina con la quale dà mandato al capo area della partecipazione servizi alla cittadina e mobilità di provvedere alla concessione a titolo gratuito di sepoltura della salma di Giovanni Lo Porto presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha firmato una determina sindacale con la quale dà mandato al capo area della partecipazione servizi al cittadino e mobilità di provvedere alla concessione a titolo gratuito di sepoltura nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli della salma di Giovanni Lo Porto. Il corpo del cooperante rapito da Al-Qaeda nel gennaio 2012 in Pakistan e ucciso durante un'operazione dell'antiterrorismo statunitense lo scorso gennaio al confine con l'Afghanistan si trova ancora a Roma dallo scorso 20 agosto con i relativi oneri a carico del bilancio comunale. Il sindaco dunque ha anche disposto che l'amministrazione comunale si farà carico dell'iter burocratico per l'assegnazione dell'incarico del trasporto della salma. Per noi, ha detto Orlando, questo è un atto dovuto, come dovuta era stata la nostra richiesta di non privare Giovanni Lo Porto del diritto ad una degna sepoltura, di non privare i familiari del diritto a deporre un fiore alla tomba di un ragazzo che si è adoperato fino al sacrificio della vita per quel percorso di pace e di giustizia sociale in cui credeva fortemente. Lo Porto aveva soltanto 38 anni, le ultime notizie su di lui risalgono al dicembre del 2012, poi più nulla. Viene ricordato come un uomo appassionato, dalla mente aperta, il Pakistan era il suo vero amore e sentiva di aver sempre operato bene stabilendo dei buoni rapporti con la popolazione. Si è costituito il pirata della strada che venerdì sera a bordo di una Mercedes ha investito e ucciso in via Pietro Calandra a Palermo Giuseppe Rosingano, il falegname
un falegname di 39 anni. Si tratta di un ragazzo di 24. Il giovane, ora indagato a piede libero, ha riferito di non essere stato lui però a provocare l'incidente. Ha raccontato di essersi ritrovato davanti il corpo di Rosinganno, che aveva perso il controllo della sua Vespa. Poi la paura lo avrebbe spinto a fuggire. Zone franche urbane in Sicilia, dimezzati i contributi alle imprese, una decisione gravissima secondo i sindacati che azzera la possibilità di sviluppo per le aree depresse. Ridimensionamento delle zone franche a Palermo. Dei 140 milioni su scala nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato quasi un dimezzamento dello stanziamento. È un errore eliminare gli aiuti alle zone povere. Queste le parole dell'assessore alle attività produttive Giovanna Marano. Le zone franche urbane promuovono piccole e micro imprese mediante incentivi come gli sgravi contributivi per le assunzioni e le detassazioni. A Palermo le aree di riferimento sono Brancaccio e il Porto. Nel 2014 il sistema delle zone franche aveva permesso di finanziare 497 aziende con agevolazioni pari a 100.000 euro. Nel palermitano sono invece 449 aziende di Termini Imerese e 454 di Bagheria. La questione non ha tardato a generare la preoccupazione in tutti coloro che pensano che possa essere messo in discussione quanto stabilito nella precedente graduatoria. Immediata la replica della Marano, la quale ha rassicurato che non verrà revocato alcun riconoscimento già ottenuto. Nel frattempo, Carlo Sappino, direttore generale della sezione incentivi alle imprese del Ministero, ha scritto una lettera all'ANCI, spiegando che per il 2015 e il 2016 lo stanziamento al momento è fissato a 90 milioni. Prevista quindi l'introduzione di meccanismi di maggiore selettività ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche. Adesso si è in attesa dei nuovi bandi del Ministero, previsti tra fine mese e i primi di ottobre. Tuttavia, secondo Sappino, restano solo 50 milioni di euro da ripartire tra ben 55 zone franche urbane. Lunedì prossimo verrà inaugurata a Monreale la Scuola di Arte e Mestieri. Si tratta di un progetto ambizioso che vuole porsi in continuità con il tentativo operato tra 800 e 900 di dare nuova dignità all'artigianato in un mondo che cambiava radicalmente abitudini a causa della rivoluzione industriale. La nuova scuola è promossa dall'Associazione Magistri Maragme, la cui denominazione fa riferimento a maestri costruttori dei cantieri medievali e rinascimentali in Sicilia. Siamo un gruppo di architetti ed imprenditori edili che, avendo esperienza sul campo, vedendo come tante eccellenze nell'artigianato siciliano si stanno perdendo, hanno desiderato da tempo di fare in modo che gli anziani nei vari settori trasmettessero l'arte ai giovani. Questo l'abbiamo fatto per 20 anni in una scuola orafa, adesso ci siamo trovati nella necessità da un lato e nella opportunità dall'altro di poter ampliare molto, quindi non soltanto oreficeria e argenteria, ma anche edilizia, anche tessuti, mosaico, ceroplastica, tutto quello che in qualche maniera c'entra con il cantiere medievale e rinascimentale. Quello che ci piacerebbe è proprio promuovere un nuovo rinascimento in Sicilia e in Italia. Noi pensiamo che l'artigianato, l'arte siano qualcosa di fondamentale per la nostra terra, su cui i politici stanno investendo molto poco. Ci sono moltissimi talenti che si perdono per strada. Noi vorremmo intercettarli in tempo e poi dargli una formazione adeguata perché possano fare dei lavori che gli diano soddisfazione, perché l'arte è gratificante, l'artigianato è gratificante, è qualcosa che entusiasma lo stesso produttore, lo stesso creatore, e poi qualcosa che vende. Magari non venderà in Italia in questo momento, non venderà in Sicilia, dove la crisi e anche la crisi mentale, culturale, porta a non comprare più certi oggetti. Ma ci sono tanti mercati internazionali in cui invece si comprano queste cose, quindi bisogna formare bene i ragazzi e poi farli entrare in contatto con quelle realtà straniere in cui troverebbero molto entusiasmo per questi prodotti che loro sono capaci di realizzare.
Un forum su 30 anni di storia del vino siciliano, dalla preistoria al boom alla società globale, organizzato dalla rivista Enos, il convegno si è svolto presso la sede di Confindustria Palermo. Un percorso lungo 30 anni è quello del vino Made in Sicily, un lungo viaggio che è stato tracciato durante il forum di Enos dal titolo Vino 30 anni dalla svolta, dalla preistoria al boom, alla società globale. Il dibattito si è tenuto presso i locali di Confindustria Palermo. Ha visto la partecipazione di alcuni dei protagonisti di questo percorso, come Diego Planeta, che negli anni della nascita-rinascita del brand enologico siciliano ricopriva il ruolo di presidente di quello che oggi si chiama Istituto Regionale del Vino e dell'Olio. Si è passati dal non esistere ad essere una presenza internazionale di grande rispetto per tutti. La svolta quando è stata? La svolta è lunga, perché si comincia nella seconda metà degli anni 80 e poi i primi risultati cominciano ad arrivare alla fine degli anni 90. Nel mondo del vino rapidamente non succede nulla, tutto è lavoro lungo e costante. Il forum è stato il primo di altri che anticiperanno ogni uscita del trimestrale della rivista di settore. La rivista Enos sbarcherà anche sul web, come spiega il direttore Dario Pennica. Seppure in ritardo, ma con voluto studio di ciò che poteva desiderare il mercato, adesso siamo anche online col nostro sito. Non è un sito di informazione vera e propria, seppure non dimentichiamo la nostra natura di cronisti e quindi la voglia di dare notizie, ma ancora è una finestra su questo mondo. Attraverso il nostro sito, che speriamo possa diventare un portale, è possibile accedere a un panorama credo completo su tutto quello che gira intorno a questo mondo. Grande partecipazione di pubblico ad Altavilla Milicia per la 392esima edizione della festa patronale in onore della Madonna della Milicia, oggi la solenne processione religiosa. Si conclude oggi ad Altavilla Milicia la 3 giorni dedicata alla celebrazione della 392esima edizione della festa patronale in onore della Madonna della Milicia. La festa è iniziata con il consueto pellegrinaggio mattutino, domenica scorsa concluso con la Santa Messa in Santuario presieduta dal Vescovo Ausiliare di Palermo, Monsignor Carmelo Cuttitta. Centro della festa sarà la solenne processione religiosa di oggi con il quadro della Madonna della Milicia, che raccoglie migliaia di persone da tutta la Sicilia con la tradizionale volata degli angeli e l'intervento del Cardinale Paolo Romeo dal Palazzo Municipale. Alla processione sarà presente anche quest'anno la Real Maestranza di Caltanissetta, oltre alle confraternite e comitati dei paesi vicini. Altro momento sentito dagli altavillesi è la condotta dei doni con i quali i fedeli sciolgono pubblicamente la promessa fatta alla Madonna. Il programma è stato sottoscritto e organizzato dal Santuario, il Comitato Festeggiamento e il Comune di Altavilla Milicia con un protocollo d'intesa nel quale è stato specificato il compito che ognuno ha avuto all'interno dell'organizzazione della festa. Il Comune ha compartecipato alla festa concedendo un contributo di 19.000 euro alle spese per lo spettacolo di cabaret. Altra attrattiva storica è il tradizionale carro trionfale trainato dai buoi provenienti da Laino in Basilicata, accompagnato da spari di colpi a cannone con sfilate di tamburinai, carretti siciliani, gruppo folk e banda musicale. Ieri grande folla per le vie del paese con le bancarelle con i dolci tipici, la classica grigliata di carne, uno spettacolo musicale e il divertente spettacolo di cabaret di Toti e Totino. In Sicilia c'è più brava gente che cattiva gente. Ma veramente. E chi dice, ma è inutile che parli così te che sei siciliano, ma in Sicilia avete la mafia. Se gioia, guarda che in Sicilia c'è più brava gente che mala gente. Oh. I mala gente che non hanno capito niente, contano niente, sono di meno. Oh. Se no in Sicilia voi avete la mafia, minchia c'è per far sparare, per capire. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.